4 film, scusate se poco. Siamo quasi a tre quarti, diciamo quasi alla fine di questa meravigliosa, questo ricordo, no, dei big della musica romana. Abbiamo chiamato a noi Sergio Monacelli, oggi tra l'altro impegnatissimo, diciamo che stai un po' facendo da orchestra, da accompagno con la fisarmonica in tandem con l'amico Danilo Murzilli. Hai voluto essere presente qui perché la musica a Roma è ricordare i grandi colossi, giusto Sergio? Eh sì, per me ha un valore particolare. Suonare le canzoni romane a Roma mi prende il cuore, è una cosa troppo, è un'emozione troppo grande. Nel tuo repertorio musicale c'è molta musica romana? Sì, sì. Ho dato sempre molto, molta importanza alla musica romana e napoletana anche, però romana in particolare. Senti, qual è la differenza, diciamo, fare musica con la fisarmonica, magari con diversamente con un altro strumento o con la musica? Come riesci ad essere così bravo a far arrivare a chi sente, diciamo, la musica attraverso la fisarmonica, questo strumento che per te immagino è meraviglioso, come lo è per noi che lo sentiamo? La fisarmonica è uno strumento particolare, diciamo che riunisce in sé varie caratteristiche di vari strumenti, diciamo uno strumento che vibra e fa vibrare il suono, e questo suono arriva e fa vibrare l'anima, è una sua caratteristica, secondo me, che pochi strumenti hanno. Quindi a me piace più accompagnare a volte che fare il solista, perché mettere una nota giusta su una bella voce, su un professionista, su un solista, su uno strumentista, è una delle cose più belle che ci possa essere. Liberiamo subito Sergio, che ritorna ovviamente né da corredo sul palco, ovviamente sta accompagnando gli artisti con la fisarmonica. Grazie per essere